Dunque, sono le 18:38. Buonasera da Venezia, siete collegati con la redazione giornalistica di Pineta Oggi TV, questa All News. Dunque, in collegamento abbiamo anche il dottor Ugo Lombardi con Antonella Intranò che condurranno una trasmissione di approfondimento fino alle 19:30. Io interverrò ogni tanto con alcune notizie o dell'ultima ora o comunque notizie della giornata, notizie che molto spesso non vengono mai riportate su quelle che sono le televisioni e radio nazionali italiane. In regia centrale, ecco, non dimentichiamoci la presenza di Rosario Moreno da Treviso. Dunque io inizierei subito con una notizia importante in primo piano. Dunque il piccolo Di Matteo ha avuto giustizia. Palermo, diventano definitive le condanne all'ergastolo per il boss mafioso di Brancaccio Giuseppe Graviano e Salvatore Benigno, accusati di sequestro e dell'uccisione del piccolo Giuseppe Di Matteo, rapito il 23 novembre del 1993 e strangolato, nonché sciolto nell'acido, dopo 779 giorni di agonia, l'11 gennaio 1996. La Corte di Cassazione ha confermato le condanne a vita emesse un anno fa dalla Corte d'Assise d'Appello di Palermo. Gli esecutori materiali del delitto furono Vincenzo Chiodo, Enzo Brusca e Giuseppe Monticciolo, come ammesso dagli stessi ex Picciotti oggi collaboratori di giustizia. Per l'omicidio del piccolo Giuseppe, oltre che Giovanni Brusca, sono stati condannati all'ergastolo i boss Leoluca Bagarella e Gaspare Spatuzza. Nel marzo del 2013 furono condannati in appello anche Luigi Giacalone, Francesco Giuliano e il boss latitante trapanese Matteo Messina Denaro. Ma solo Graviano e Benigno hanno fatto ricorso alla Cassazione che oggi si è espressa. Secondo i pentiti il bambino sarebbe stato ucciso per punire il padre, il pentito Santino Di Matteo. Cose orrende. C'è ancora un'altra notizia dell'ultima ora, ve la riportiamo. È stato condannato all'ergastolo il 24enne Samuele Caruso per l'omicidio della studentessa Carmela Petrucci, 17 anni, uccisa a coltellate il 19 ottobre 2012 nell'androne di casa. Altre notizie più tardi, adesso la linea dottor Ugo Lombardi per la diretta con un noto importante documentarista, reportagista, ufologo anche, Pier Giorgio Caria, molto noto anche a livello internazionale. Con piacere lo saluto. Buonasera Pier Giorgio, benvenuto a Science Web Network, a Pineta Oggi TV Online. La parola adesso comunque a Ugo Lombardi per l'intervista. Prego. Buonasera a te, Massimo. Grazie Massimo, saluto tutti gli ascoltatori. Intanto saluto Rosario, saluto Pier Giorgio. E Salve a qui tutti, è ciao Ugo. importante, è importante chiedere intanto qualcosa sulle cosiddette sfere volanti, se non con lui, con chi dobbiamo parlare? Quindi, Pier Giorgio, sfere volanti o sfere di luce sono Sì. delle immagini, ma non solo immagini, che sin dalla, ma ancora prima della Seconda Guerra Mondiale, sono lì attorno a eventi che non sempre sono registrati come eventi importanti. Ma cosa sono queste sfere di luce? Chi le manovra? Chi le gestisce queste sfere di luce, secondo Bah, te? Ugo, tu vuoi partire dalla fine praticamente. Allora, farei un po' di storia così magari il pubblico che sta ascoltando si rende un po' conto di cosa stiamo parlando. Questo fenomeno è registrato sin dall'antichità, ad esempio nel 204 a.C. c'è una cronaca che riporta che due soli apparvero sopra la città di Alba. In epoca romana abbiamo personaggi di grande rilievo come Cicerone, Plinio il Vecchio e Giulio Sequente che scrisse un libro che si chiama Il Libro dei Prodigi, dove vengono riportate questi strani avvistamenti di questi oggetti luminosi che compaiono inopinatamente sia di giorno che di notte e che i popoli di quell'epoca, le persone di quell'epoca scambiavano per essere delle copie dei luminari, no? O il sole,
o la Luna. Abbiamo un'altra cronaca in tempi un po' più recenti, ad esempio il 14 aprile del 1561, migliaia di questi oggetti sferici, tra l'altro di vari colori, uscirono da misteriosissimi oggetti volanti di forma cilindrica e praticamente si fecero vedere sopra i cieli della città di Norimberga. Fenomeno molto simile accadde nel 1566 a Basilea in Svizzera, quando il 7 agosto, stesso discorso, numerosissimi oggetti di forma sferica e di colori sia chiari che scuri praticamente si presentarono sopra la città. E potrei andare avanti ancora. Arrivando in epoca moderna possiamo segnalare, diciamo, quando si ha l'epoca tecnologica, quindi durante la Seconda Guerra Mondiale, che certamente è stata l'espressione maggiore di livello massivo dai primordi della storia umana, dove la tecnologia ha avuto un fortissimo impatto a livello bellico. I piloti dei vari schieramenti si ritrovavano ad essere seguiti nei loro voli o di ricognizione o anche in battaglia da misteriosissimi oggetti luminosi che compivano delle manovre assolutamente impossibili agli aerei di quell'epoca. Inizialmente sia lo schieramento alleato e sia lo schieramento dell'asse, quindi nazisti e giapponesi, pensarono rispettivamente, russi compresi, o meglio dire sovietici, ad armi segrete del nemico, ma in realtà alla fine si scoprì che questi oggetti non appartenevano a nessuno dei belligeranti e soprattutto non entrarono mai come parte attiva nei conflitti. Furono chiamati dai piloti alleati, furono chiamati Foo Fighters, che è una parola composta che viene dalla contrazione della parola fe, fuoco, in francese, e fighter, caccia, cacciatore, in inglese. Quindi cacciatori di fuoco sarebbe la traduzione, diciamo, letterale. Quindi questi oggetti sono conosciuti da millenni, diciamo così, da secoli e secoli, e continuano a manifestarsi nei nostri cieli. Una volta che la tecnica cinematografica diventa abbastanza agevole da poter essere acquisita anche da persone comuni, per quanto non massivamente come oggi, questi oggetti si iniziarono a registrare sia in fotografia che in volo. Abbiamo un filmato famosissimo negli anni 70, un volo inaugurale di prova del Concorde sopra il territorio dell'Inghilterra, e questo volo era scortato da un altro aereo della British Airways, dove a bordo c'erano degli operatori che filmavano questo volo di prova, e improvvisamente uno di questi oggetti sferici luminosi si affianca al Concorde, nitidissimo. È un oggetto che ha, io direi, intorno a 1,5 metri di diametro, un oggetto sferico che si muove in orizzontale, parallelo ai finestrini dell'aereo, per poi ripartire verso l'alto a grandissima velocità. In questo momento, Ugo, io sto, diciamo così, studiando, o meglio dire, osservando due casi interessanti di due giovani italiani, di cui uno è romano, esattamente di Ostia, e l'altro è sardo, della città di Capoterra, e mi hanno inviato in questi giorni altri bei filmati di queste sfere di luce. Tra l'altro Stefano Farigu si chiama il ragazzo che sta in Sardegna, diciamo il vigilante sardo. È un video molto bello perché si vede un aereo che si è appena elevato in volo dall'aeroporto di Elmas, di Cagliari, e mentre lui segue l'aereo, di colpo incrocia due grosse sfere che stanno sopra la rotta dell'aereo in volo. Quindi Stefano smette di filmare l'aereo e incomincia a seguire queste due sfere, che incominciano a spostarsi in senso contrario al movimento dell'aereo stesso. Quindi è un fenomeno, ripeto, che si manifesta agli occhi dell'uomo da migliaia di anni. Io ho avuto modo di parlare di questi oggetti anche con personale altamente qualificato militare, e addirittura mi hanno spiegato il funzionamento del sistema di propulsione. Cosa sono, Ugo? Qui vengo alla tua domanda dopo questa breve presentazione. Sono delle sonde di rilevamento. Sono costruiti da queste civiltà extraterrestri che ci stanno visitando, che da tanti anni monitorano il nostro mondo, soprattutto le attività umane, che come ben possiamo vedere oggi sono notevolmente distruttive in termini ambientali.
perché temono che noi con questa attività sconsiderata possiamo porre fine alla vita sul nostro mondo. Quindi sono presenti queste sfere a milioni in tutto il mondo, è veramente impressionante la, diciamo così, lo sforzo logistico di questi esseri che hanno portato o chissà costruito sul nostro stesso mondo veramente migliaia e migliaia, per non dire centinaia di migliaia, di questi oggetti. Stanno dappertutto, sono stati filmati dalle missioni Apollo volare sopra il suolo lunare, sono stati filmati dalle missioni orbitali, gli shuttle, la stazione spaziale internazionale, sono stati filmati a livello, come ho già detto, delle quote aeree, quindi il Concorde, questo filmato di questo ragazzo di cui sto seguendo l'esperienza, e sono stati filmati addirittura a scendere ad altezza delle case. Quindi è un oggetto Scusami, prego. Volevo dire, intanto è un fenomeno in Sardegna voi già conosciuto, mi pare che nel 2012 avete già avuto vissuto altre esperienze del genere. Sì, questi Stefano in particolare, che è un vigilante, che nel senso, quindi è una persona che si dedica varie ore durante la settimana, è appassionato, è rapito quasi dal fascino di questo fenomeno, quindi sale sul terrazzo di casa armato di tutto punto, telecamere, ecco, e quant'altro, e questi oggetti gli si manifestano continuazione. Sì. Giorgio, la domanda che viene spontanea sì, è: questa osservazione è un'osservazione secondo te passiva o ha degli obiettivi? Perché osservare sono migliaia di anni, forse centinaia. No, assolutamente no, Ugo, non è assolutamente passiva, secondo è un'osservazione. Qual è l'obiettivo? Cioè, attiva. Cioè, significa che guardano quello che facciamo, siamo praticamente un esperimento, insomma, ci guardano, Un esperimento. Loro vigilano perché dai messaggi che hanno dato questi esseri a vari contattisti, faccio una breve parentesi, capisco che per il pubblico che è completamente all'oscuro di queste informazioni possa sembrare assurdo, forse da fuori di testa, da pazzi, parlare nei termini che io sto parlando, però sono 25 anni che giro il mondo, tra l'altro la settimana prossima parto in Brasile dove sono invitato a un convegno internazionale proprio su queste tematiche. Le prove sono veramente tonnellate in termini di testimonianze, di fotografie, di rapporti militari, di filmati, eccetera. Il grande pubblico non le conosce perché c'è un insabbiamento e una censura a livello mondiale per evitare e impedire che la massa, cioè il popolo, venga a conoscenza che siamo visitati da questi esseri. Quindi l'osservazione non è passiva, è attiva, nel senso che grazie a queste sonde che 24 ore su 24 monitorano il nostro mondo, loro hanno la possibilità di intervenire in situazioni dove noi creiamo dei danni veramente gravi. Posso citare un'importantissima indagine fatta da un noto ricercatore italiano che si chiama Massimo Angelucci, consulente scientifico del CUN, che fece uno studio molto approfondito e molto dettagliato sul disastro di Chernobyl, scoprendo che queste sfere di luce entrarono dentro il reattore che era semi sprofondato dopo l'incidente, e la temperatura all'interno si abbassò di colpo di centinaia di gradi, impedendo che Chernobyl, che il nucleo atomico di Chernobyl potesse esplodere, quindi evitando una catastrofe che forse avrebbe spazzato via in una esplosione l'intera Europa, senza poi contare tutti i danni che ci sarebbero stati a seguire. Basta vedere Fukushima, dove tra l'altro abbiamo informazioni abbastanza certe, sarebbero intervenuti anche lì. Quindi osservano ma intervengono nel momento in cui noi la facciamo, uso questo termine, un po' fuori dal vasino per impedire che la vita su questo mondo venga distrutta. Perciò cosa deduciamo da questo? Che indubbiamente è una visita pacifica. Quindi una partecipazione attiva, una sorveglianza altrettanto attiva, ma anche un controllo su quelle che sono le attività svolte dall'essere umano. Finalizzate, Pier Giorgio, che cosa? Ci vogliono condurre dove? Ci vogliono, per quello che sappiamo noi, l'informazione che abbiamo in mano, loro vorrebbero che noi colmassimo un po' il tremendo divario che abbiamo tra il nostro sviluppo tecnologico-scientifico e il bassissimo livello etico dell'utilizzo di questa tecnologia. Cioè loro dicono: noi abbiamo una scienza
ma è senza coscienza, cioè compiamo con la scienza e la tecnologia delle scelte e delle azioni sconsiderate che mettono a rischio la nostra stessa sopravvivenza come genere umano. Loro che sono sicuramente di migliaia e migliaia di anni più avanzati di noi vorrebbero aiutarci, darci una mano nei limiti e nel rispetto del nostro libero arbitrio a superare questo gravissimo momento di crisi e magari nel futuro poterci contattare liberamente e entrare a far parte di un grande contesto molto più ampio che abbraccia molte civiltà sparse nel cosmo. Vedi, anni fa, Ugo, era molto più difficile parlare di questi temi, però oggi la NASA, ad esempio, grazie alla sonda Keplero, che sta monitorando questo ramo della galassia per vedere se ci sono pianeti simili alla Terra, ebbene, le stime ultime della NASA ci dicono, sono dati ufficiali, che solo nella nostra galassia potrebbero esistere tra i 4 e i 17 miliardi di pianeti uguali alla Terra. Per cui se una decina, 15 anni fa, gli astronomi addirittura mettevano in dubbio l'esistenza di altri pianeti, di altri sistemi solari planetari, figuriamoci oggi a che cosa siamo arrivati. Quindi la scienza è ben lontana dall'aver scoperto tutto e grazie a questo rapido progresso anche nel settore dell'astronomia ci stiamo accorgendo che oggi parlare di vita nell'universo non è, diciamo, un azzardo, e addirittura sta diventando una cosa ovvia. Bene, la scienza non ha svelato tutto, non ha scoperto tutto. Assolutamente no, d'altronde non ha svelato tutto. La scienza, Ugo, io quando sento uno scienziato dire questo non è possibile, per me quello non è uno scienziato, è un cretino, perché la scienza è esattamente il superamento del limite. Ricordo che il grande scienziato Lavoisier, uno dei padri della fisica moderna, disse nell'epoca in cui c'era la grande, diciamo così, polemica se i sassi potessero o meno cadere dal cielo, fu chiesto a lui un parere, lui si mise a ridere e disse: ma che sciocchezza, è ovvio che i sassi non cadono dal cielo. Invece poi gli è caduto in testa un bel meteorite e si è ricreduto. Quindi la scienza supera sempre se stesso, noi non siamo perfetti e tantomeno lo è la nostra scienza che, ripeto, continuamente grazie all'innovazione e all'accume di nuovi cervelli scopriamo che certe cose date per assodate in realtà erano delle merite sciocchezze. D'altronde un tempo tutti erano convinti che la Terra fosse piatta, no? Certo. Pier Giorgio, so che hai poco tempo per noi, ma diciamo c'è una considerazione che comunque andrebbe fatta. Queste luci chiamate anche lanterne cinesi, ci sono dei giocherelloni che si divertono a metterne in giro alcune facendole scambiare per sfere volanti? Ah, guarda, Ugo, questo è vero. D'altronde da sempre l'uomo prende lucciole per lanterne o comunque si sbaglia, però all'interno degli errori comprensibili anche per persone non qualificate, non competenti su questi temi, ma comunque sono un'esigua minoranza rispetto alle migliaia e migliaia e migliaia di documenti in nostro possesso. Quindi la disinformazione. Tra l'altro io che non sono un ricercatore da internet, ma giro il mondo frequentando quindi non solo i consessi di ricerca, ma investigando sul campo le varie situazioni, posso testimoniare di aver parlato con scienziati e con militari che mi hanno assolutamente confermato l'assoluta originalità del fenomeno. Tra l'altro abbiamo articoli sin dai primordi dell'era spaziale, dove allora ancora si scrivevano queste cose. Ad esempio, già nella prima missione del primo satellite artificiale umano, cioè lo Sputnik, nei primi anni 50, già gli articoli di allora, se andiamo a fare un po' di ricerca d'archivio, testimoniano che lo Sputnik era seguito da piccoli oggetti sferici luminosi. Quindi anche la nostra conquista, la nostra, diciamo così, corsa allo spazio è stata monitorata da subito da questi mezzi. Per cui è solo una questione, Ugo, di fare un transito. Dobbiamo passare da un verbo che io detesto, che è il verbo credo, credi agli UFO, basta con questa parola. Non si deve credere agli UFO, come non si deve credere alla medicina o alla fisica. Si deve studiare, ci si deve informare, bisogna cercare le prove, verificare le fonti. E una volta che abbiamo fatto questo, dobbiamo accettare l'evidenza. Tutto lì. C'è una banalissima ricerca con i soliti crismi e canoni scientifici, niente di più. Purtroppo una certa disinformazione, un certo modus operandi anche dei servizi segreti a cui piattamente gli organi di informazione si sono chinati, hanno instillato nella testa della gente questo assurdo, idiota verbo che è credere agli UFO. Non si deve credere, non è un atto di fede. Se sono navicelle vanno studiate.
E se troviamo le prove, bisogna accettare le prove, punto. Ma infatti la disinformazione va accanto alla non informazione. Adesso finalmente la disinformazione, Ugo, si pasce e si accresce della stupidità delle persone che passivamente diventano sostenitori di teorie di cui non hanno la benché minima informazione. Purtroppo la gente diventa il carceriere della propria mente e difende a spada tratta la prigione della mente che costruisce da sé. Bene, io credo che se non ci sono altri interventi, Rosario, Massimo, mi pregava Pier Giorgio di lasciargli questa mezz'ora perché doveva, pare che tu sia impegnato con altri lavori fra un po', no? Sì, avevo un altro impegno con un mezzo di informazione dell'America Latina già preso precedentemente, quindi purtroppo allora, sono costretto a limitare. Dobbiamo fare in modo che tu sia più libero e subito anche. Va bene. Non è facile, Ugo. Allora, intanto ti ringraziamo, ti abbracciamo caramente e ti auguriamo sempre un ottimo, buon lavoro. Grazie Ugo, grazie a voi, grazie a tutti per avermi ospitato e con vero piacere ci risentiremo se per voi sarà interessante. Certo. Ciao Pier Giorgio da Venezia. Grazie anche da parte di Rosario. Rosario. Ciao Pier Giorgio e grazie mille dell'intervento. Ciao Rosario, grazie a voi. Ciao. L'intervento Rosario e Massimo, l'intervento di Pier Giorgio è sempre così interessante. Abbiamo sempre cose nuove da imparare. Ma ne abbiamo sempre di cose nuove da imparare, sempre, per semplice motivo che io non credo nell'ufologia, cioè, però sto approfondendo questo capitolo perché voglio capire cosa c'è dietro. Ha ragione Pier Giorgio quando dice che non bisogna credere ma bisogna studiare le cose. È giusto, bisogna studiarle perché sennò non si capisce mai niente. Il credo secondo me è riferito solo alla fede di una religione, ma non è una religione l'ufologia, è una scienza, si può dire, no? Per questo sono convinto e do pienamente ragione a Pier Giorgio. Massimo? Certo, sì. Dai, sì. Dici qualcosa tu? Sì, ecco, riprendo questo discorso, ecco, posso dire che noi giornalisti quando ci troviamo di fronte a queste cose qui, appunto, diciamo sempre, almeno io lo dico sempre ai nostri ascoltatori e telespettatori, che non si può buttare via tutto, diciamo, alle ottiche, ma certi documenti che sono praticamente inequivocabili, che vi potremmo fare diversi esempi, documenti che sono andati in onda anche in alcune televisioni italiane, anche oltre confine, nella vicina Istria, ad esempio, intorno agli anni 98, 2001, 2002, con il collega Lorenzo Iosa, cioè, sono dei documenti inequivocabili, dunque sono dei documenti che veramente hanno dell'incredibile. Quindi senza addentrarmi perché il tempo non ce n'è, però volevo fare un discorso generale. Allora io dico che sia motivo di studio, motivo di approfondimento, non cercare sempre, e come purtroppo io ho detto in plurale noi giornalisti, ma purtroppo anche a diversi miei colleghi, cioè tendono a subito a buttare nel ridicolo questa materia. Allora, cerchiamo invece di studiarci, di fare degli approfondimenti, dei reportage, in modo da poter capire un po', perché da tanti anni si sente parlare di questa presenza ufologica nel nostro pianeta, avvistamenti da tutte le parti. Mi ricordo per esempio fine anni 70 quanti avvistamenti, mi ricordo il TG1, anche il TG1 delle 13.30 ne riportava sempre notizie, continui avvistamenti nel medio basso Adriatico ad esempio, tutti i giorni c'era questa notizia che veniva riportata al telegiornale. E noi quando si andava a scuola, quindi parliamo ancora, io facevo le scuole medie, la prima, seconda media, e noi non si vedeva l'ora di poi di tornare a casa per cercare, per ascoltare il telegiornale, per sentire che sviluppi ci sono sulla notizia e poi parlarne a scuola, in classe. Ricordo con una insegnante di lettere che era un po' aperta a questi discorsi, allora si soffermava un attimo su queste notizie. Ecco, questo ci deve essere, no? Cercare di dimostrare che il cielo non è azzurro ma è nero, cioè, perché questo a volte assistiamo, soprattutto nelle televisioni nazionali. Probabilmente alcuni dicono questo perché sono, come dire, pilotati da una regia occulta, no? Perché veramente a volte si sentono di quelle stupidaggini che
mi lasciano veramente colpito, stupefatto, insomma, delle assurdità che recentemente non si dita una, lasciamo stare. Ecco, io comunque, intanto che aspettiamo l'altro collegamento, che se non sbaglio ci dovrebbe essere Giulietto Chiesa, ecco, io direi di andare avanti con le notizie. Volevo darvi un'altra news che l'ho recuperata dal centrometeo.it, che si sposa un po' con quello che diceva anche Pier Giorgio Caria. Rifiuti e scorie radioattive, il preoccupante report del Nord Italia. Dunque io faccio un po' una sintesi di questa notizia. Su buona parte dei terreni del Nord Italia, in attesa di bonifica, sono presenti scorie radioattive e rifiuti tossici altamente inquinanti. Per esempio nel Vercellese si trova una delle più grandi discariche di rifiuti nucleari, appartenente agli anni 80-90, che continua ad inquinare l'aria, l'acqua e la terra. Ricordiamo fra l'altro che nel Vercellese si trovano fra le più grandi risaie italiane vendute in tutto il mondo. Sembra che in quel deposito, circondato da mura di cemento oramai danneggiate, che dovrebbero contenere le fuoriuscite radioattive, vengano continuamente dispersi liquami radioattivi che poi finiscono nel fiume Po e Dora. Allora, questa è un po' una notizia che fa pensare, perché poi dov'è che vanno a finire questi fiumi? Vanno a finire al mare, la gente va a fare il bagno al mare e si trova dopo delle sorprese magari a distanza di qualche anno o qualche decina di anni. Dunque, cosa emerge? Quale messaggio emerge da queste notizie che io vi sto dando? Che l'uomo non ha ancora capito che non deve inquinare l'aria che poi deve respirare, non ha capito che non deve inquinare l'acqua che poi deve bere, non ha capito che non deve inquinare il terreno che poi dopo deve cibarsi con gli ortaggi e queste cose qui. Allora, l'uomo mi sa che non ha capito niente, c'è da chiedersi, ma perché in questo bivio non si va verso un'energia rinnovabile, che non vengono a dire che sono inesistenti, che sono inefficaci, che sono insufficienti, appunto inesistenti, perché sono capaci di dire anche questo, hanno già sentito altre volte, e perché non ha invece girato per l'altra strada, cioè verso l'energia del sole? Ad esempio l'Italia, che è tutta quanta, diciamo, distesa nel Mediterraneo, c'è sole, c'è energia, c'è terreno fertile, c'è tantissima acqua, voglio dire, c'è il mare per la pesca, cioè voglio dire, c'è tutto. No, noi ci stiamo autodistruggendo per il dio denaro, o meglio, per il demonio denaro. Ecco, questa forse è la risposta più completa. Ecco, mi fermo qui con questa news e con questo anche breve, come dire, editoriale. Vediamo se il dottor Ugo Lombardi è pronto per il collegamento con Giulietto. Provo a rimettere la linea. Noi siamo pronti, Massimo, vediamo se Giulietto è in linea. Perfetto, collegato. Altrimenti vado avanti con le notizie. Per il momento non è ancora collegato. Allora vi posso dare un'altra news di oggi. Renzi a Treviso, entriamo un po' nella politica, anche se io sono un po' restio, no, a toccare questo tasto, ma dobbiamo anche render conto di quello che sta tasto succedendo. Dolente. Questo è un tasto dolente, giustamente, come dice Rosario Moreno di Science Web Network. Sì, però ecco, cerchiamo di essere un po' di dire l'essenziale. Dunque, dalla Repubblica.it c'è un piccolo articolo dove dice vi do la sintesi qua, puntare sulla scuola contro la crisi, lavoro possibile taglio IRPA di un terzo, Electrolux salta l'incontro con i sindacati rinviato la prossima settimana a Roma, il premier twitta dopo aver incontrato gli studenti delle scuole, bagno di folla per la prima visita istituzionale, ma anche ci sono state delle contestazioni in modo particolare di Forconi che lanciano arance agli amministratori locali. Renzi annuncia censimento sul patto di stabilità entro il 10 marzo, la promessa 10 miliardi di sforbiciate sulle tasse. Staremo a vedere i fatti, perché qui in 20 anni a questa parte di promesse e facsimile ne abbiamo sentite di tutti i colori, però vedete anche qui in questa politica italiana, che se ne parla un po' in tutto il mondo, emerge un messaggio che se anche la gente non va a votare qua
si nominano come li pare a loro e fanno quello che vogliono anche senza che noi andiamo alle urne. Allora, Ugo Lombardi, è pronto il collegamento con Giulietto Chiesa? Io non lo vedo, non... Allora. Certamente. Sì, queste sono le notizie che sono arrivate. Ma io al momento mi risulta solamente... Io quello che ho visto anche in serata, ogni tanto pomeriggio, che chi lo ha contestato sono i Forconi, poi ho sentito qualcuno di Forza Nuova e mi fermo qui, non ho altre notizie. Ah sì, sì, hai ragione, Forza Nuova e Forconi, sì, hai perfettamente ragione su questo. Ecco, proprio in questo momento vi posso dire che Renzi adesso si trova a Palazzo Chigi dopo appunto la visita di Treviso. Perfetto. Allora Ugo, l'ospite sì, purtroppo sì, non è ancora arrivato, quindi... No. Volevo aggiungere una domanda, i Forconi, quelli che stavano in Sicilia, dove stanno ora? Voi avete notizie? Ci sono ancora in Sicilia. Ci sono ancora, va bene. Diciamo che c'è anche un po' di confusione. Si capisce più niente ormai con Forconi di qua e Forconi di là. Sì, no, ci sono dei problemi comunque che non si possono ignorare, cioè come dicevo prima il fatto che qui è andata su una persona non votata dalla popolazione italiana. E qui è un punto. Ma vi dirò di più ancora. Quando sono state le ultime votazioni, cioè chi ha votato sinistra, ammesso che esista ancora la sinistra, comunque chi credeva ancora ci fosse la sinistra, si è trovato che ha votato non sa neanche lui cosa alla fin fine, perché lì hanno fatto un inciuccio, quindi non si capisce più chi cosa hanno votato, quindi anche quelle votazioni là sono state inutili, hanno fatto quello che volevano, sempre così. Tutto questo movimento, diciamo, di politica non di alto livello, ritengo, non fa altro che far allontanare la gente dalla... Temo che possa aumentare il numero delle persone che si allontanano soprattutto dal voto. Gli astenuti, quelli che non votano più, sono un po' così nauseati da questo tipo di... da questo comportamento. Credo che si corre il rischio di fare aumentare ancora il numero di queste persone. Anche perché le leggi della democrazia vanno comunque sempre rispettate, soprattutto da coloro che dovrebbero decidere di attuare o di far vivere un paese nella democrazia. Insomma, è facile togliere, eliminarle, inibirle, coartarle, ma sarebbe ancora più interessante e più giusto che proprio loro le facciano vivere queste leggi. Sarebbe un grosso segno di maturità, insomma, soprattutto il cittadino riuscirebbe ad apprezzarlo, insomma. Questo è quello che viene fuori vedendo quello che sta accadendo, insomma, credo. Non so se ve lo condividete. Sì, ecco, vorrei fare una comunicazione tecnica, visto che ho visto delle difficoltà anche per Savino. Ecco, se lui magari ricerca su Skype Silence con le due Z finale, magari poi ecco che Rosario lo può inserire in collegamento con lui. Tornando al discorso della trasmissione, cioè si parla di politica, no? Tu hai detto sì, politica, sono valorato a basso livello, non ho capito male. Beh, sì, ecco. Se si continua così il livello non è... stanno venendo meno le leggi democratiche. Certo. Insomma, le votazioni sono da rispettarsi, insomma. Il voto è la prima delle leggi democratiche. Esprime il proprio parere con il voto, insomma. Esattamente, sì. Ma qui c'è anche un dialogo nei mass media che ha dell'incredibile, cioè io ho visto in tutti questi anni nelle trasmissioni televisive che i politici si danno uno addosso all'altro, cioè discussioni, cioè, o chi va via dallo studio, ci sono stati anche di questi casi qui, no? E i conduttori...
i conduttori... Questo è un teatrino, scusami Massimo, questo sì. Teatrino, a volte è un teatrino che non comincia più nessuno ormai, perché la gente, insomma, parliamoci chiaro, la gente è scocciata di questi teatrini, la gente ha bisogno dei fatti. Qui ci abbiamo delle persone che, insomma, sono in difficoltà non soltanto per quanto riguarda il quotidiano, ma anche per la sopravvivenza. Quindi questi teatrini dovrebbero riservarli in altri momenti, ma risolvere i problemi concreti. 8 milioni di persone, di ragazzi disoccupati, e non solo ragazzi, non sono pochi, in una nazione che vive un fermento difficile, un momento difficile. I nostri politici dovrebbero fare molto meno teatrino e più fatti, perché sono quelli che servono. Intanto, scusatemi, io vi posso dire, mi viene voglia di dire, questa riduzione dei finanziamenti, questa eliminazione del finanziamento ai partiti sembra una presa in giro, ci vogliono molti anni perché questo avvenga. Conquistare Marte. Ma loro sanno come fare le cose, no? Sanno perfettamente come crearle. Cioè, è che io dico, per fortuna che la gente, per quanto sia stata un po', qualcuno ha cercato di abbassare il grado culturale della popolazione italiana con certi palinsesti, mi riferisco alle TV nazionali, che sono molto bassi, sono molto molto bassi. Chi che ha preso, o meglio, che ha fregato tutte le frequenze negli anni 80 per poi creare network e mandare questi programmi, ecco che pensano che magari noi non ci si accorge, no? E invece penso che la gente ancora parecchia capisce che c'è qualcosa che non va, che è stanca, insomma, e quindi farebbero bene a fare delle politiche concrete, serie, perché insomma non è che siamo messi bene. Cioè, io, se fossi al posto di Renzi, avrei un po' di paura, insomma, starei molto attento e mi preoccuperei. Non so neanche se accetterei un incarico del genere, perché veramente qui siamo messi molto molto male. Quindi o adesso ci sono i fatti o no, altrimenti non so come andrà a finire la situazione. Massimo, sembra quasi che sia un incosciente, come perché accettare così una delega del genere, diventare Presidente del Consiglio, no, lasciando stare con tutti i discorsi che non è stato votato, non è stato eletto democraticamente, eccetera, però in un momento del genere. L'unica cosa che ho visto in questo momento scopiazzato, diciamo, è un po' del programma del Movimento 5 Stelle, ma così buttata, così scopiazzata. Sì. Perché la cosa che lui in questo momento vuole fare è il fiscal compact, tutte queste cose qui che vorrebbe farle in un mese, in due mesi, in tre mesi, e in poche parole lui sta attaccando la pancia degli italiani, degli elettori, perché quello che interessa, secondo il mio modesto punto di vista, in questo momento quello che interessa a lui sono le prossime elezioni, le europee, e poi dopo, quando si ritornerà a votare per il nostro Parlamento. Quindi togliere il Senato, risparmiare quel miliardo, che poi sembra che non è un miliardo col Senato, ma 500 milioni, insomma, non so, insomma, qui si danno dei numeri a caso come se fossero, insomma, come se giocassimo alla tombola, no? Facendo risparmiare, perché sentivo appunto ieri che se dovesse toccare col fiscal compact e cose del genere, riuscirebbe, queste sono fonti, mi sembra, solo 24 ore, se non vado errato, posso anche sbagliarmi, insomma, che ogni lavoratore potrebbe ricevere quasi 100 euro in busta paga in più. Certo. E questo significa un altro comprare, perché a me piacerebbe sapere i 20 miliardi che servono per fare questa operazione, dove si vanno a prendere. Se poi vogliono incominciare a toccare, invece che le patrimoniali, incominciare a toccare le case degli italiani, allora i soldi li fanno uscire da lì, perché poi alla fine ti do l'aumento in busta paga, ti faccio avere con questa operazione, però alla fine te li tolgo dall'altra parte, perché sappiamo che in Italia noi italiani abbiamo il pallino della casa, no? Della casa di proprietà. Sì, no, che tocca un tasto molto interessante. Adesso non so se abbiamo tempo, non so a che punto sia Giulietto, altrimenti andiamo avanti noi. Massimo, comunicazione di servizio. Giulietto sta provando a contattarvi. Provateci anche voi.
Allora mi passi, mi scrivi un attimino in chat il nome esatto, perché io ho contattato un nominativo che mi hai dato, ma è sempre fuori, diciamo, non è online. Ci ritrovo, poi, guarda, adesso ecco. Vediamo. Sarebbe molto interessante sentire il parere su questo di Giulietto Chiesa. Assolutamente. molto interessante. Lui molto interessante, insomma. Noi introduciamo il problema e lui è l'esperto. Per quanto riguarda la casa, io posso dire che se voi guardate, ne parlo proprio con un mio collega di lavoro, Giovanni, che detto, ma guarda un po' che cosa sta succedendo. Cioè, noi non siamo padroni neanche di casa nostra, ma come se i nostri nonni, i nostri padri hanno sputato il sangue in strada, sul lavoro, sui cantieri, sugli uffici, per lavorare, per poter costruire un minimo di casa, e poi questi ce la portano via perché... non so, non abbiamo più, perdiamo il lavoro, non abbiamo più i soldi per pagare le tasse. La casa è proprietà nostra e non si discute. Almeno dico, lasciateci morire in casa, voglio dire, che magari per un po' andiamo avanti, facciamo un po' di rotto, ci sfamiamo un po' così, voglio dire. No, se perdi la casa non è neanche finita, perché tu dici vado in macchina. Pronto? Ecco, abbiamo in collegamento Giulietto Chiesa. Buonasera Giulietto Chiesa. Buonasera. Buonasera. Buonasera Giulietto, buonasera Ugo Lombardi, con Massimo e Rosario. Beh, insomma, abbiamo la fortuna di avere Giulietto, almeno per un po' di tempo. Giulietto, si parlava della casa di proprietà dei cittadini italiani. Ecco, vedo che siano in difficoltà i cittadini italiani, abbiano paura di perdere anche la casa. Che ne pensi? Ma non solo la casa, scusate se mi intrometto un po' così bruscamente. Sono Massimo Bonella da Venezia, collegato con Pianeta Oggi TV. Allora, praticamente perdiamo anche l'auto, perché se uno dice mi hanno portato via la casa, mi metto in auto, mi metto su un piazzale, no, perché non hai i soldi per pagare l'assicurazione, allora viene il ragno e ti porta via anche la macchina, e tu rimani in mezzo al piazzale con gli unici abiti che hai lì, ecco, solo quelli sono tuoi. Dico, ma stiamo scherzando? Dopo che una vita di lavoro dei nostri nonni, dei nostri padri, noi stessi, per poi non essere padroni nemmeno di casa nostra. Ecco, penso di carne al fuoco ce ne sia. Giulietto Chiesa, che risaluto, benvenuto qui a Science of Web Network e Pianeta Oggi TV. Prego, Giulietto. Sì, va bene. Il problema dell'Italia è un problema tutto particolare, tra l'altro, perché gli italiani hanno una storia di proprietà della casa. Se non fosse stato che gli italiani, in gran parte, un'enorme maggioranza, hanno la casa di proprietà, noi saremmo già in un catastrofe ancora più grande di quello che siamo. Quindi dovremmo dire grazie ai nostri padri e nonni che hanno risparmiato i soldi e si sono comprati la casa facendo con i propri soldi, facendo quello che lo Stato non faceva o non faceva abbastanza. Quindi, come dire, toccare la casa è come far esplodere la miccia, come accendere la miccia che farà esplodere l'Italia. Questo è quello che penso, perché l'unica salvezza è proprio questa, che ci sono milioni di famiglie che non devono pagare l'affitto. Se invece si toglie anche questa possibilità agli italiani di difendersi, non so come potranno esistere 4-5 milioni di famiglie italiane, veramente troppo. Certo. Pronto? Giulietto? Sì. Ecco, ma c'è anche un problema, diciamo, pensionistico. Credo di poter dire che non ci sia molti anni, sembra che le informazioni che si hanno sul sistema pensionistico italiano non siano molto tranquille. Credo che fra qualche anno avremo dei problemi anche sul fondo pensionistico. Tu che notizie hai? Non è che credi, è una certezza. Tutte le nuove generazioni di fatto non hanno più la copertura pensionistica, quindi la prossima generazione si troverà letteralmente senza pensione di nessun tipo. Quindi è una notizia, la certezza, con questi contratti, cioè con la flessibilità del lavoro e il fatto che in sostanza non c'è più nessuna continuità nel pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro, è evidente che la prossima generazione non avrà la pensione proprio completamente. Ora, qualcuno dice, la prossima generazione fra quanti anni? Intanto, per cominciare, stanno abbassando gli stipendi base dappertutto, e quindi di fatto anche il gettito contributivo tradizionale sarà fortemente doppio. Quindi di fatto noi abbiamo una situazione in cui una parte importante della popolazione non avrà nessuna più per tutto, su cuscino su cui
depositare la propria vecchiaia. Questa è la certezza per le prossime generazioni, non un'ipotesi. Noi abbiamo rubato a Giulietto un parere sulla politica nazionale, lui che è esperto anche e soprattutto di quella internazionale, e vogliamo parlare soprattutto dell'Ucraina. Cosa sta succedendo in Ucraina, Giulietto? Che cosa è successo e cosa sta succedendo? Cosa prevedi che succederà in quel paese? È successo un colpo di Stato armato. Il colpo di Stato armato è stato organizzato, letteralmente organizzato, dagli Stati Uniti d'America, che hanno per questo stanziato 5 miliardi di dollari. Questo lo ha affermato la signora Nuland del Dipartimento di Stato USA in una conversazione pubblica a metà dicembre dell'anno scorso. 5 miliardi di dollari sono stati impegnati per organizzare la sovversione dall'esterno. Naturalmente su questa sovversione dall'esterno americana e canadese si sono inseriti con tutta la forza di cui disponevano un gruppo di paesi europei, non tutti, perché non c'è stato nessun accordo, ma un gruppo di paesi europei come la Germania, la Polonia, i tre paesi baltici, l'Inghilterra e la Francia, che hanno spinto con tutte le forze per incitare la ribellione e la rivolta, usando per questo consapevolmente i gruppi più estremisti di estrema destra, nazisti, che in Ucraina sono stati ampiamente finanziati e sostenuti nel corso di tutti i decenni che hanno fatto seguito alla fine dell'Unione Sovietica. Quasi nessuno, per esempio, sa che il precedente presidente dell'Ucraina, Viktor Yushchenko, era sposato con la signora Caterina Chumachenko, la quale signora Caterina Chumachenko era una nazista che aveva la caratteristica particolare di essere una nazista impegnata in alte funzioni del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America. Quando dico nazista non mi riferisco alle sue opinioni politiche, mi riferisco al fatto incontestabile che la signora Chumachenko, moglie americana, nata a Chicago, naturalmente di origine ucraina, moglie divenuta del presidente ucraino Yushchenko, era una delle principali dirigenti dell'organizzazione nazista 1-B, che vuol dire Unione dei Nazionalisti Ucraini in America, trattino B vuol dire Stepan Bandera. Stepan Bandera è stato il capo dei nazisti ucraini durante la Seconda Guerra Mondiale, ha lavorato direttamente alle dipendenze di Hitler. Dunque queste non sono ipotesi, sono certezze. Aggiungiamo i 5 miliardi e capiamo benissimo che in Ucraina c'è stato un colpo di Stato che ha abbattuto non un despota o un tiranno che si chiamava Yanukovych, ha abbattuto il presidente legittimo di quel paese, perché tutti hanno finto di non sapere che Viktor Yanukovych è stato eletto a grande maggioranza dal popolo ucraino. Quindi tutte le favole che abbiamo sentito sono integralmente false, e queste cose avvengono perché molto semplicemente dietro a queste operazioni, diciamo, di grande complotto politico contro le libertà democratiche dei paesi, c'è il sistema mediatico che agisce all'unisono con grande energia e grande coesione per dare a milioni di persone una versione totalmente falsa. Adesso non voglio qui ricostruire tutta la vicenda, il colpo di Stato è andato in porto. Adesso che cosa succede? Succede che più di metà della popolazione russa che parla russo si trova un governo a Kiev che è un governo russofobico, cioè un governo che il cui scopo principale è quello di dare addosso ai russi. È ovvio che gli altri russi, che sono con tutta probabilità una parte importante, se non addirittura maggioritaria del paese, si trovano in un paese in cui sono estranei e nemici.
E io penso che sia del tutto normale, del tutto logico, se fossi in Crimea o nel Donbass, io mi regolerei più o meno nello stesso modo, cioè cercherei di difendermi. E io non escludo che nascano adesso tutta una serie di posizioni di vero e proprio secessionismo che potrebbero anche sfociare in una vera e propria guerra. Perché il governo centrale di Kiev adesso comincia già a dire tutti quelli che se ne vogliono andare sono secessionisti e noi li stroncheremo con la forza. Questo è il punto in cui ci troviamo. Le prime decisioni del nuovo governo ucraino sono state, ve le dico al volo così capite, l'integrazione immediata di tutte le bande militari naziste all'interno dei servizi di polizia dello Stato ucraino impiantato a Kiev. Quindi l'attuale polizia ucraina è nazista per definizione. Due, la seconda misura che è stata presa dal governo provvisorio è stata di abolire il bilinguismo, cioè di eliminare completamente il russo dalla scena. Ho detto jugoslava non per caso, perché si prefigura, come capite bene, uno scenario jugoslavo. È stata quella di eliminare il russo dalla scena ucraina. Bene, allora provate a immaginare i milioni di famiglie russe che hanno i loro figli che parlano russo, loro stessi parlano russo, e improvvisamente si troveranno a vedersi vietata la lingua dei loro cari, dei loro avi, eccetera. È come se in Italia il governo che subentrerà al governo di questo Renzi decidesse improvvisamente, non si sa in base a quale follia, che in Alto Adige non si può più parlare tedesco. Voi capite qual è la situazione. La situazione è questa. Che cosa succederà? Mi hai chiesto, io ti dico che non lo so. Molto dipende da che cosa succederà sul terreno, perché, come ho già detto, il governo centrale, appoggiato dall'Occidente e dai paesi europei, farà quello che io penso e mi attendo che farà. Manderà i carri armati contro la popolazione russa in Crimea, nel Donbass, se questa popolazione russa si organizzerà per difendersi. Siamo a un filo da un conflitto drammatico al centro dell'Europa. Senza dimenticare, attenzione a non dimenticarlo, per favore, senza dimenticare che la Russia ha una base strategica, militare, nucleare, navale in Crimea, nella città di Sevastopoli. Quello che c'è in Crimea in questo momento è perfettamente legittimo, perché i russi avevano e hanno un accordo interstatale con l'Ucraina per avere la base militare di Sevastopoli in funzione. Lì ci sono navi con armamenti nucleari. Le navi americane sono già entrate nel Mar Nero e sono quindi a stretto contatto le forze strategiche nucleari della Russia e degli Stati Uniti. Se qualcuno pensa di stare giocando una partitina a scacchi, secondo me si sbaglia. Scusa Giulietto, ma tutto questo perché? È intuibile per motivi di approvvigionamento di fonti energetiche? Ma non c'entra niente qui le fonti energetiche. L'obiettivo è completamente diverso. L'obiettivo è far entrare, l'obiettivo degli europei e degli americani è conquistare un paese in più di 45-46 milioni di abitanti e farlo entrare nella NATO in modo da portare i missili occidentali a 400 chilometri da Mosca, cioè a due passi dalla capitale del nemico. Quindi è chiaro che questi signori stanno giocando con come se avessero un bidone pieno di benzina e un fiammifero in mano. Questo stanno facendo i dirigenti europei, i dirigenti americani, a cominciare dal premio Nobel per la pace Barack Obama. Questo stanno facendo, e noi siamo in una situazione in cui un gruppo di paesi europei decide la politica di tutto il resto dei paesi europei insieme agli Stati Uniti e ci porta in guerra. Questo è quello che si sta realizzando sulla pelle naturalmente degli ucraini, che non hanno capito nulla, e naturalmente degli europei, che sono completamente tagliati fuori. Posso fare una domanda? Sono Rosario Saiuz di Saiuz Web Network. Giulietta, volevo chiedere, secondo me, no, da quello che sta dicendo sull'Ucraina, che è l'opposto poi di quello che tutti i media ci stanno dicendo a livello nazionale, no? Qui in Italia lo sappiamo benissimo, fra giornali, televisione, eccetera. Si può ravvisare allora, diciamo, un
una seconda possibilità, come successe a Cuba quando l'Unione Sovietica voleva portare le proprie basi lì a Cuba, che ci fu una contrapposizione dell'epoca, no? Dell'epoca di Cuba a oggi con l'Ucraina, no? Perché certo. Beh, io l'ho già scritta questa cosa. Io sono stato, credo, il primo Filadoro e l'unico ad avere detto esplicitamente che questa crisi per gravità non è inferiore a quella del 1962, proprio appunto attorno ai missili che la Russia si apprestava a installare a Cuba, e che creò una crisi talmente drammatica che Kennedy e Khrushchev allora si trovarono a un passo, letteralmente a un passo o a un millimetro dal conflitto nucleare mondiale. Quindi la crisi è molto grave, molto più grave di quello che si immagini. Perché ovviamente è stata costruita sulla base dell'ipotesi che la Russia non si difenderà, e io credo che questa ipotesi sia gravemente sbagliata, perché potete soltanto immaginare questa situazione: se la Crimea e altre parti dell'Ucraina come il Donbass, cioè le città di Kharkov, di Dnipropetrovsk e altre città di prevalenza russofona, se su queste città si comincerà a sparare e moriranno russi, beh, il problema di Putin diventerà un problema drammatico. Lasciare ammazzare i russi diventa un problema per lui, perché il suo prestigio interno avrà milioni di russi che gli chiedono di intervenire a sostegno dei russi. È ovvio, è evidente. Quindi vorrei che tutti capissero quanto difficile può diventare da un momento all'altro la situazione russa. Peraltro già si vedono i segnali della preparazione alla guerra, e questi segnali ce li fanno vedere ormai minuto dopo minuto tutti i nostri grandi media comunicativi, tutte le televisioni. Oggi si è cominciato a parlare intensamente del fatto che le truppe russe sarebbero già state spostate in Ucraina. Questa è una delle cose più false e più incredibilmente false che sta avvenendo in questi giorni, e domani voi la vedrete su tutti i giornali, su tutte le televisioni. Falsa perché? Ma perché le truppe russe in Ucraina ci sono già, non è che devono essere portate lì, e quindi c'è un equivoco che viene alimentato artificialmente in modo tale che la gente pensi che Putin ha già fatto entrare i carri armati in Ucraina, che è la cosa, ripeto, più stupida, che manifesta la maggiore ignoranza, perché nessuno sa o si ricorda che in Ucraina i russi ci sono già, perché c'è un patto tra i due stati firmato regolarmente tra Russia e Ucraina e ripetuto in molti anni, molte volte negli ultimi 20 anni, cioè da quando finì l'Unione Sovietica. La Russia aveva in Crimea la sua base militare principale, l'unico sbocco sul mar nel Mediterraneo, sui mari caldi della Russia, sta esattamente a Sevastopoli, e quando crollò l'Unione Sovietica la Russia e l'Ucraina firmarono un patto che prolungava per altri 30 anni la presenza della base militare di Sevastopoli. Quindi i russi sono là legittimamente sulla base di un accordo internazionale riconosciuto perfino dalle Nazioni Unite, ma adesso già si dice che Putin ha mandato i carri armati. Voi lo capite? Ogni frase detta in questa direzione è una frase, è un proiettile che prepara la guerra. È vero, perché è come un macigno, ci stanno raccontando, perché io appunto stavo seguendo questa questione dell'Ucraina, ma attraverso i nostri media, perché volevo appunto capire fino a che punto i media nazionali si spingessero a dirci, cioè a darci delle informazioni poco corrette, se vogliamo essere gentili, insomma, in questa espressione. Volevo fare una domanda, Giulietto Chiesa. Io ho seguito, quando è stata, sabato scorso se non sbaglio, la diretta che streaming che c'è stata sulla presentazione del libro, se non sbaglio, vero? Sì. Bene, ha parlato di una televisione che sta mettendo su. Sì, stiamo lavorando molto intensamente per lanciare una televisione che si chiamerà PandoraTV.it e che avrà due caratteristiche. Una sarà quella che noi abbiamo avuto l'autorizzazione formale a utilizzare i materiali di una televisione mondiale di primissimo livello. La televisione si chiama RT, che vuol dire RT,
che vuol dire Russia Today, Russia Oggi. Questo canale trasmette da Mosca, ma trasmette in lingua inglese, araba e spagnola, non trasmette in italiano. Io ho chiesto di avere questo canale per poterlo tradurre in italiano e farlo vedere all'italiano. Quindi noi avremo come punto di partenza molto forte, perché si tratta di una televisione tradizionale, ma una televisione all news, come si dice, all news, che va su satellite e anche va sul web, hanno un sito molto ben fatto. Noi prenderemo dal satellite, dal sito, e metteremo le notizie internazionali e tutto ciò che viene dato di interessante su questo nostro canale italiano. Poi naturalmente aggiungeremo un notiziario importante italiano a una data precisa ogni giorno, una specie di telegiornale, ma non sarà simile a un telegiornale. Infine daremo programmi di carattere culturale, politico, di informazione, di divertimento, di musica, insomma facciamo una vera e propria televisione con l'obiettivo, Bonella lo sa benissimo perché è parte di questo progetto, con l'obiettivo di coinvolgere tutta una serie di soggetti sui territori, radio, televisioni digitali terrestri, altri web, altri blog, altri centri di informazione, in modo tale che diventi un tutt'uno che procede su tutto l'arco della tematica politica italiana e internazionale durante 24 ore su 24. Se riusciamo in questo tentativo, noi per la prima volta da sempre ci doteremo di un organismo informativo nazionale capace di reagire in tempo reale alle menzogne come quelle di cui vi sto parlando in questo momento. Cioè, sarebbe questo finalmente è una voce diversa da quelle che ascoltiamo tutti i giorni, insomma. Esattamente. E che ci faccia ragionare, insomma. Già naturalmente mi aspetto l'attacco, perché è ovvio che diranno subito: ecco, voi fate l'informazione dei russi. E io ribadisco e risponderò a tutti quelli che dicono questa cosa: dateci voi un'informazione buona, perché per avere una buona informazione nazionale e internazionale dobbiamo andarci a riferire ai russi. Dovrebbero vergognarsi le televisioni italiane. Se qualcuno mi farà questa obiezione, gli risponderò: vergognatevi. Voi non date nulla, non ci raccontate nulla, e quel poco che ci raccontate è falso. Questa sarà la mia linea di attacco. Bene, Massimo? È una bellissima informazione questa. Sì. Una bellissima notizia. Bene, tenete conto però che siccome noi siamo poveri in canna, noi chiederemo a tutti 5 euro. Io farò un appello fra pochi giorni. Un video abbonamento. Volete questa roba qui che vi sto raccontando? Bene, dateci 5 euro a testa. L'ho fatto ieri sera, ero a Torino, l'ho detto, anzi ero a Cuneo, l'ho detto, c'avevo 100 persone davanti e si sono alzati in 4 o 5 e mi hanno subito portato chi 10, chi 20 euro, subito. Gli ho detto: no, non hai, presto, ve li dovete versare su un conto corrente che adesso vi daremo. Ma la gente è pronta a questo. Io sono sicuro che ci saranno decine di migliaia di persone che ci daranno questi soldi a fondo perduto, perché noi possiamo fare questo lavoro. In effetti. Bene, Massimo, pronto? Massimo si è perso. Volevo dire, in effetti, in effetti si ricorda l'operazione che fece Santoro con Servizio Pubblico? Sì, me la ricordo benissimo. Ci sono comunque. Però comunque io credo che è sempre più importante avere un'informazione diversa da quella che ci viene data, perché il mio ideale è quello di dire che noi dobbiamo fare in modo che le persone ragionino. Mettiamo davanti a loro un'informazione e con quell'informazione devono ragionare, devono capire, perché sennò quella coscienza non si risveglierà mai nelle persone e saremo sempre, tra virgolette, delle pecore che seguiamo il gregge. Appunto. Ma io me la ricordo bene l'operazione di Santoro, perché l'operazione di Santoro fu la scopiazzatura della mia proposta. Io allora feci la proposta di Pandora e dissi che bisognava fare esattamente quello che sto cercando di fare adesso, più spalmare tutta l'informazione su tutte le piattaforme possibili, cioè i telefoni, adesso gli iPad e tutto ciò, dove, i computer naturalmente, dove si può leggere informazione e comunicazione. Il signor Santoro prese l'idea e la trasformò a suo vantaggio, facendola diventare l'idea per il proprio talk show, cosa che io aborro naturalmente, spero che anche voi lo aborriate, così come lo fa Santoro, così come lo fanno tutti gli altri, e in realtà
Io avevo detto a Santoro a più riprese: tu non devi fare la televisione per te, cioè per farti il tuo spettacolino settimanale, tu hai la possibilità di fare la televisione tutte le sere, cioè di costruire un canale che dia battaglia. Ma lui naturalmente la battaglia non aveva nessuna intenzione di dare. L'unica battaglia che ha fatto Santoro è stata quella di riempire le proprie tasche di soldi. Questa è stata la sua. Ne conosciamo di eroi della democrazia e dell'informazione, ne conosciamo tantissimi. Lui è uno di questi, un grande eroe. Massimo, Massimo, pronto? Massimo? Giulietto, scusa, ma una domanda. Quelle... Ci sei, Massimo? No, volevo sapere se c'è il tempo di fare questa domanda. Giulietto, ma l'informazione la riceverà solo chi paga i 5 euro? No, 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 l'informazione la riceveranno tutti, noi la mettiamo sul web, figuriamoci. Non sarà mica un canale chiuso. Noi abbiamo bisogno di soldi, faremo una raccolta di denaro che si chiama crowdfunding in inglese, cioè raccogliamo il denaro per fare un'informazione alla quale tutti potranno accedere, e non solo tutti quelli che ascoltano, ma tutti quelli che vogliono partecipare alla creazione di questo canale. Quindi io l'ho definita fin dall'inizio una finestra per tutti. Non sarà un talk show, questo è chiaro. Noi daremo informazioni 24 ore su 24, come ho detto, di carattere internazionale, culturale, nazionale. Poi faremo un notiziario. Se saremo forti, sarà un forte notiziario. Se saremo più deboli, dovremo andare più lentamente e sulla base dei soldi che raccoglieremo. Perché se io ho una redazione di 3 persone, è un conto. Se io avrò una redazione di 15 persone, allora sarà un altro conto. E allora tutto sarà molto più ricco e importante. Quindi questi soldi servono non per me. Io ci metto solo la mia faccia, il mio tempo e anche la mia passione. Sarà per tutti, sarà a tutti quelli che la vogliono usare. È chiaro. Io dico, quella volta Prodi aveva chiesto sembra 2 euro per entrare in Europa, qualcosa, 1-2 euro, no? A maggior motivo 5 euro per avere una programmazione alternativa, vera e reale su quello che sta succedendo. Esatto, 5 euro sono una scherza bambini, sono 3 caffè. Se uno non capisce qual è la situazione, beh, allora certo non li darà, ma quelli che capiscono dovrebbero capire che io gli sto offrendo una maniglia per salvarsi, o un salvagente per non affogare. Certo. Allora, vabbè, quindi io credo che sia questa qui veramente l'ultima, almeno dal punto di vista mediatico, l'ultima possibilità che l'Italia può avere, diciamo, con questa iniziativa con Pandora TV. Mi pare che siamo già al dunque, nel senso che si capisce, per esempio, che ci possono portare in guerra se non stiamo attenti, senza che neanche ce ne accorgiamo. Certo. Io poi, tra altre cose, vorrei fare anche un piccolo asterisco, cioè questi network che sono formati negli anni 80 gli hanno permesso di prendersi tutte le frequenze a danno soprattutto delle locali, e hanno fatto quello che hanno fatto, senza star qua a ripetere. Pochi, possiamo dire un anno fa, circa una manciata di mesi fa, e nessuno ne ha parlato, addirittura hanno avuto il coraggio di tagliare l'UHF. Adesso, per gli addetti ai lavori, i ripetitoristi, antennisti, tecnici che sono all'ascolto, sanno perfettamente a cosa mi riferisco. Cioè le televisioni hanno lo spazio nell'UHF, che è diviso in due bande, quarta e quinta, va bene, e hanno tagliato un pezzo della quinta. Cioè una cosa del genere, se fosse avvenuta 10 anni fa, 15 anni fa, peggio ancora 20 anni fa, ma ci sarebbe stato uno sciopero generale, io dico, no? Perché è una cosa gravissima. Quindi hanno avuto addirittura il coraggio di tagliare l'UHF, e quindi oggi come oggi le televisioni locali sono rimaste ancora più ancora penalizzate, ancora di più, che sono le uniche che ogni tanto danno qualche finestra alternativa al network. Ecco, cosa ne pensi, Giulietto, chiesa anche di questa cosa, di aver tagliato l'UHF? Io credo che sia una cosa veramente grave, gravissima. Sta camminando sotto traccia una chiara preparazione a una specie di golpe informativo. Guardate, ecco, tutto quello che sto dicendo è preparazione a un golpe informativo. Stanno riducendo, ritagliando, pian piano, tutte le possibilità di difesa.
stanno introducendo tra l'altro norme che possono consentire in questo caso l'autorità delle comunicazioni, norme che possono consentire la chiusura senza appello di un canale televisivo. Esatto. E quindi ci sto pensando già, perché se troveranno il minimo pretesto, dopo un po' di tempo cercheranno di chiuderci, perché noi diventiamo molto scomodi, la nostra sola esistenza diventerà tremendamente scomoda, e quindi cercheranno di fermarci. Non, ne sono perfettamente convinto, e vorrei che tanti di quelli che ci ascoltano capissero che o saremo protetti da coloro che ci hanno dato i 5 euro oppure non potremo reggere. Certo, ecco, anche questo poi sarà un problema che emergerà, e effettivamente bisogna pensarci per come difendere questo nuovo canale. Altro che democrazia qui, veramente. Veramente. Ci impegneremo ad aiutare questa iniziativa di Giulietto, un'iniziativa interessantissima e molto bella. Bene, grazie ragazzi, buon lavoro. Io adesso vi devo lasciare perché ho un altro incontro fra poco, e quindi vi considero liberato. Perfetto, grazie mille. Grazie, Giulietto. Grazie. Buon lavoro, grazie a tutti. Giulietto. Ciao, ciao. Buonasera Giulietto Chiesa, grazie. Ciao, ciao. Sì, sì. Anche questa è un'intervista molto interessante, che ne pensate? Molto costruttiva anche, no? Perché oltre a, diciamo, a denunciare questa situazione grave che c'è anche nel scacchiere internazionale, però ha dato anche delle proposte, ha dato anche delle nozioni costruttive, no? Abbiamo parlato di questo nuovo media che partirà da Roma, pandoratv.it, e quindi io anzi colgo l'occasione di dire a chi ci ascolta che sia su Pianeta Oggi TV che su Sezzo Web Network vedremo, no, durante i nostri notiziari o con dei break news sulla testata, di informarvi appena ci sono delle novità, perché veramente questo è un progetto da tenerlo ben ben presente. Rosario. Beh, giustamente quello che dici Massimo, e informeremo sempre di più chi ci ascolta su questo progetto. Io dico semplicemente, cari amici che ci ascoltate, non rinunciate al caffè, rinunciate a qualche quotidiano, che tanto non vi dà l'informazione giusta, e 5 euro sono ben spesi per una causa, per questa causa, per questo progetto che è importantissimo. Certo. Allora io dunque guardo se ho delle notizie dell'ultima ora, nel frattempo darei la parola al dottor Ugo Lombardi e Antonella Internò, se vogliono anche loro dare una loro così opinione sul collegamento con Giulietto Chiesa. Prego. Io, Antonella, adesso forse ci sarà fra un po', e intanto anticipo quello che credo sia anche la sua impressione. Una visione, come sempre, offerta da Giulietto Chiesa, è una visione sempre più dettagliata ma anche molto più obiettiva. Sicuramente non è una visione terroristica, ma è una visione che ci deve dare l'esatta misura di quello che accade, e che come sempre viene dolcificato dalla informazione locale. Quindi che ben venga una obiettività informativa che adesso manca. Per quanto riguarda l'informazione attraverso Pandora TV, credo e spero che questo venga fatto al più presto, ripeto, proprio perché avremo una maggiore possibilità di avere informazioni più obiettive, insomma, più internazionali. Per quanto riguarda invece la faccenda dell'Ucraina, credo che si debba anche riflettere su una opportunità, cioè su una possibilità. È vero, noi abbiamo saputo da Giulietto che non ci sono motivi, sembra almeno così, di natura di approvvigionamento energetico, ma non dobbiamo dimenticare che gran parte della nostra energia, credo di poterlo dire senza commettere errori, gran parte della nostra energia ci viene attraverso i gasdotti che attraversano quel territorio, quindi vuoi o non vuoi siamo anche noi coinvolti in questa benedetta storia, insomma. Sì, ecco, a tale proposito ho sentito l'altra sera l'amministratore delegato di Eni che diceva che
insomma, secondo lui non ci dovrebbe essere problemi per quanto riguarda poi il gas e queste cose qui. Io però adesso invece volevo darvi un'ultima notizia che riguarda proprio l'Ucraina, che è arrivata adesso, la stanno riportando anche altre testate. Dunque, gli Stati Uniti praticamente hanno lanciato un monito alla Russia per quanto riguarda il problema dell'Ucraina. Il segretario di Stato Kerry ha detto che Washington non cerca un confronto con Mosca, sottolineando che la Russia dovrebbe essere molto attenta nelle sue valutazioni e che ogni paese dovrebbe rispettare l'integrità territoriale ucraina. La Russia, poi ha continuato Kerry, ha affermato che lo farà e noi riteniamo molto importante che mantenga la sua parola. Questo... A me sembra più una minaccia questa che, che una richiesta verso la Russia. Insomma, non lo fate, tra le righe, se leggi tra le righe, insomma, mi sembra non intervenire perché... Ecco, ha ragione Rosario, cioè io mentre leggevo, no, avevo anch'io questa un po', mi maturava dentro di me questa impressione, e effettivamente, ecco, non sono l'unico allora vuol dire che un po', sì, sì. Abbiamo fatto bene a riportare questa ultima news. Condivido. conoscendo gli Stati Uniti, conoscendo gli americani, insomma, chiedo scusa a tutto il resto degli americani che sono quelli che sono al sud, ma poi parlo di Stati Uniti. Non si muove foglia che servizi segreti non vogliono. In effetti. Molto bene, cari amici. Allora, Ugo? Io direi di... Siamo vicini alla fine, insomma. E siamo, penso, anche oltre che vicini alla fine, in forte ritardo di 25 minuti rispetto all'orario previsto, ma siccome l'argomento era molto importante, le domande molto incalzanti, molto incisive da parte vostra, Ugo e Rosario, meritava sì di andare avanti, di sforare i tempi, perché queste sono informazioni preziose che poi emergono dai nostri ospiti che erano in collegamento. 19:55 in questo momento, io direi di concludere questa trasmissione, potremmo definirla numero zero, che non abbiamo ricordato, almeno non mi ricordo che sia stata ricordata, cioè la denominazione, che si chiama Spazio Aperto, dottor, non è così? Sì, è stata una mia dimenticanza, ma eravamo in ritardo, quindi abbiamo preferito dare la precedenza ad altre. Spazio Aperto ci sarà sicuramente mercoledì prossimo, possiamo dirlo, no Massimo? Certissimo, perfetto. È un settimanale, e ringraziando del supporto tecnico dello spazio, perché stiamo andando in onda direttamente proprio sulle frequenze online, chiamiamole così, di Science Web Network, quindi un ringraziamento particolare a Rosario Moreno. Benvengano questi tipi di trasmissione. Sapete che con Science Web Network qualsiasi trasmissione che possa dare informazione e far ragionare le persone, io le appoggio con tutta la mia forza, ecco, insomma. Volevo dire allora a tutti gli amici che ci stanno ascoltando, seguendo, perché questa trasmissione è andata in onda sia sulla web radio ma anche sulla web tv, sui canali web tv di Science Web Network, e faremo così tutti i mercoledì quando andremo in onda, quindi come facciamo con le altre trasmissioni. Invito tutti gli amici la prossima volta di arrivare sul nostro sito, che è il sciencewebnetwork.it, perché c'è una chat e attraverso questa chat potete anche, volendo, quando arrivate, fare delle domande, insomma, ai nostri ospiti, che sono sempre bene accette. Perfetto, spazio aperto, dunque ricordatevi bene, a me è familiare questo nome, perché prima di andare in onda col settimanale Pineta Oggi Reporte, e proprio su una radio di Treviso in FM, che si chiamava, quindi si trasmetteva proprio con l'FM normale, diciamo, che si chiamava Radio Treviso 103, poi è diventata Mica Radio Treviso, il settimanale era proprio denominato Spazio Aperto, poi è diventato Pianeta Speciale Spazio Aperto, poi Pianeta Oggi, quindi poi Pianeta Oggi TV.net, la testata è diventata testata giornalistica, ecco, giusto per, e si parlava sempre di queste cose, di questi argomenti. Non è altro che il proseguo, tranne che adesso questa trasmissione viene condotta da
dottor Ugo Lombardi, Antonella Intronò, con Rosario Moreno abbiamo un po' potenziato questa informazione. Ecco, poi potremmo anche salutare i nostri, diciamo, colleghi, adesso mi sfugge il cognome, comunque la Francesca Di Gubbio, che anche loro su una radio locale lì della zona conducono una trasmissione simile. Ecco che magari non è escluso che un prossimo mercoledì ci possiamo trovare tutti assieme in rete e quindi, ecco, fare un'amplificazione di questo messaggio. Non solo, ma dobbiamo, scusa Massimo se ti interrompo, dobbiamo richiamare anche Giulietto, perché Giulietto c'ha tante cose da dirci, e ai nostri ascoltatori anche. Giulietto Chiesa, so che lui ci darebbe la piena disponibilità anche tutti i mercoledì, potrebbe essere anche un appuntamento fisso, ecco, per quindi ben venga volentieri. E anche per Giorgio, insomma. Assolutamente, Giulietto Chiesa, per Giorgio, poi nel per quanto riguarda la legalità abbiamo anche il direttore di Antimafia 2000 Giorgio Bongiovanni, insomma, voglio dire, ce n'è tanta carne al fuoco e c'è proprio il bisogno di parlare di questi argomenti, soprattutto in un periodo come questo molto difficile per questo paese, ma anche un po' per tutto il mondo intero. Bene, va bene, allora ci salutiamo. Benissimo, sì. Salutiamo, allora guardo se c'è qualche ultima ora, ma non c'è nulla, quindi io intanto inizio a salutarvi qui dalla redazione giornalistica di Pianeta Oggi TV Online da Venezia. Sono 19:59 scattate in questo momento. Ringrazio tutti i radioascoltatori che ci hanno seguito fin qui, grazie agli ospiti, grazie per il supporto tecnico a Rosario Moreno, e noi ci sentiamo la prossima settimana sempre alla stessa ora dalle frequenze online di sitewebnetwork.it. Mi piace questo termine, frequenze online, riprendiamo un po', no, quelle frequenze che qualcuno ci ha portato via in FM stereo. Adesso abbiamo quelle online, che così in un colpo solo e spendendo poco arriviamo in tutto il territorio nazionale, alla faccia di chi ci ha le frequenze. Vero, Rosario? Un caro saluto agli ascoltatori, un caro saluto a Rosario, un caro saluto a Massimo. Ci sentiamo mercoledì prossimo. Ok, certo. Molto bene. Voglio ricordare a tutti gli amici che si fossero persi oppure si fossero collegati in ritardo con noi, che da domani questa trasmissione è presente sullo spazio di Science Web Network su YouTube e poi verrà replicata sulla Web TV. Bene, ecco, molto benissimo. Bene. Allora, non è, e quindi potremmo anche fare così, guarda, una proposta tecnica in diretta, così anche tutti sentono e sentono come siamo costruttivi. Potremmo ritrasmetterla poi anche, visto che tu la metti su YouTube, io posso fare una certa operazione, la possiamo ritrasmettere sulla testata online di pianetaoggitv.net. Perfetto, è perfettissimo. Abbiamo un canale in più. Bene, allora mi congedo da voi, sono le 20, andiamo a cena e buona serata a tutti. Ciao, ciao. Arrivederci.